mia idea di sicurezza. La sicurezza ha bisogno di una grande alleanza tra il potere nazionale, tra il governo nazionale, tra il Ministero dell'Interno e i sindaci sul territorio, i presidenti delle regioni. Perché noi abbiamo bisogno di avere una sicurezza che conosca il territorio, appunto perché la sfida è così imprevedibile e così drammatica. Necessario un patto tra governo e territori per affrontare il terrorismo a prevedibilità zero, come lo ha definito il ministro dell'Interno Marco Minniti nel suo confronto a Trieste con il senatore Russo del PD alla Festa dell'Unità. Ecco, di fronte il gota istituzionale del Friuli Venezia Giulia, presidente Serracchiani compresa, ha chiarito come vuole procedere. In Friuli Venezia Giulia faremo un protocollo sulla sicurezza in questa regione. Per questo ho chiesto ai sindaci dei quattro comuni capoluogo se vogliono di lavorare insieme con noi per fare quattro patti per la sicurezza delle città del Friuli Venezia Giulia. Poi la questione accoglienza dei migranti, tema sul quale l'obiettivo del ministro rimane quello dell'accoglienza diffusa sul territorio. Se ogni comune italiano accogliesse 3 migranti ogni 1000 abitanti non avremmo alcun problema. Poi si è levato il proverbiale sassolino dalla scarpa nei confronti dell'Europa. Sull'accoglienza l'Italia ha difeso l'onore dell'Europa. Poi aggiungo io sommessamente, forse l'avremmo difeso meglio se in alcune emergenze drammatiche tutte le navi che facevano i salvataggi del Mediterraneo centrale non arrivavano soltanto in Italia. La Libia, sostiene Minniti, è la chiave per affrontare il problema dei flussi migratori in Italia. Da essa passa il 97% dei profughi, ma nessuno di loro è libico, ha ricordato. Ecco perché, ha detto, c'è la necessità di investire in particolare in quel paese e in Africa più diffusamente. Perché l'Europa che investe in Africa è un'Europa che investe sul suo futuro. Investire in Africa significa innanzitutto investire dal punto di vista economico, sì, naturalmente è molto importante, ma significa investire sul terreno democratico, significa investire sul terreno del superamento dei conflitti e delle guerre. Dopo 8 mesi dall'inizio del suo incarico, Minniti ha esordito tra tema terrorismo e quello dei migranti con una battuta dalla sorprendente umanità. Posso garantirvi che ho bisogno di essere incoraggiato.